Facciamo adesso magari un calcolo di potenza giusto per non perdere l'allenamento, quindi vediamo 1 i alla settima quanto fa. Allora c'è da dire ovviamente che noi le potenze semplici come ad esempio un quadrato lo potremmo calcolare utilizzando la forma algebrica. Se gli esponenti iniziano ad aumentare un pochettino, farlo attraverso la forma algebrica risulta piuttosto complesso. Ehm, per cui io direi lo trasformiamo in forma trigonometrica e Poi ce lo calcoliamo con de Moivre che è sicuramente la strada più fattibile. Allora, questo numero 1 meno i a che cosa corrisponde, abbiamo allora 1 sull'asse delle x meno i sull'asse delle y. Quindi il valore è questo. Quindi quest'angolo qui sarà meno pi greco fratto 4. E abbiamo già beccato il nostro, eh, il nostro numero in forma eh, algebrica e in forma scusate, trigonometrica. Ovviamente il eh, il rho sarà dato dalla eh, ipotenusa di un, di un quadrato con lato 1 che è radice di 2 Quindi, uguale a 2. Quindi il mio, eh, il mio numero 1 meno i sarà dato da radice di 2 per coseno di meno pi greco fratto 4 più i per il seno di meno pi greco fratto 4, chiuso, a questo punto. Uh, abbiamo un esponente 7 quindi lo uh, utilizziamo quindi abbiamo uh, questo, questo termine qui alla settima quindi radice di 2 elevato alla 7 alla 7 non alla z alla 7 per coseno di 7, meno 7 per π quarti, quindi meno 7 quarti, chiusa, più i per il seno di meno 7 fratto 4, chiusa, chiusa. Bene, a questo punto che cosa diventa? Eh, il, il coseno di meno 7 quarti lo, possiamo, lo, lo conosciamo, quindi abbiamo meno 1 quarto, meno 2 quarti, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, qui avremo meno 5, meno 6, meno 7. Quindi questo di qui sarà, ovviamente qui manca pi greco, e questo qui sarà il mio angolo, ossia il coseno di meno 7 fratto 4 pi greco è uguale, identico al coseno di pi greco fratto 4, e quindi automaticamente anche il seno seno di meno 7 fratto 4 pi greco è uguale al seno di π fratto 4. Questo perché? Perché seno e coseno sono funzioni periodiche. Quindi lo possiamo ritrascrivere, ci viene radice di 2 per coseno di π fratto 4 più i per il seno di π fratto 4. Se lo vogliamo ritrasformare in forma... Um, in forma algebrica lo possiamo fare perché conosciamo bene il valore allora il coseno di pi greco fratto 4 è radice di 2 fratto 2 più i per radice di 2 fratto 2 qui è moltiplicato per un radice di 2 quindi lo sviluppiamo il calcolo scusate radice di 2 però alla settima ok lo possiamo sviluppare e ci diventa allora ehm, radice di 2 alla 7 per radice di 2 fratto 2 più radice di 2 alla 7 per radice di 2 fratto 2. Proseguiamo un attimino sotto. Radice di 2 alla 7 per radice di 2 farebbe radice di 2 alla 8. Radice di 2 alla 8 possiamo tirare fuori il 2 fratto 2 più radice di 2 alla 8 fratto 2. Questo e questo si semplificano, rimane 2 alla quarta fratto 2 più ovviamente rimane una i, 2 alla quarta fratto 2, ossia sarebbe 2 per i, ossia sarebbe 2 alla terza più 2 alla terza per i, 2 alla terza sarebbe 8 e quindi divento uguale a 8 più 8 i, e questo di qui è il mio risultato. Invece guardiamo le radici di numeri complessi. Attenzione, perché questo qui è un argomento. Che in molti sottovalutano e quindi in molti sbagliano. In realtà è una stupidata, eh, per cui però bisogna starci un pochettino attenti. È sicuro un pochettino più complesso di quello che abbiamo fatto fino ad ora, ma il concetto è lo stesso. Allora, ad esempio, vediamo un po' di calcolare la radice cubica del seguente numero I-1. Ok, è una radice cubica. Attenzione, non è, non è esattamente come facevamo prima. Questo perché la radice cubica ci andrà a modificare la periodicità della mia, eh, del mio seno e del mio coseno. Adesso vediamo il perché. Allora, innanzitutto, io direi partiamo dal rappresentare questo numero in quanto è piuttosto semplice. Se lo rappresentiamo, sicuramente riusciamo a chiarirci le idee. Allora, perché? Perché vogliamo applicare de Moivre, in quanto la radice cubica è scomoda da gestire in forma algebrica, quindi lo vogliamo convertire in forma trigonometrica. Allora abbiamo i, quindi qui, 1, meno 1, quindi qui. Quindi il nostro, il nostro angolo sarà questo, ossia sarà un, 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 quarto, un quarto, due quarti, tre quarti. Quindi il nostro argomento... Anziché anzi, argomento, chiamiamolo θ, la nostra teta sarà uguale, sto sarà uguale. a 3 fratto 4 pi greco. Il nostro rho, che è il modulo, invece che cosa sarà uguale? Non a 1, ovviamente. A so solitamente alla nostra radice di 2 perché come al solito diagonale di un quadrato. Ok, quindi scriviamoci il nostro numero che chiamiamo z. In forma trigonometrica, quindi z sarà dato da radice di 2 per coseno di 3 fratto 4 pi greco più i per il seno di 3 fratto 4 pi greco. Chiuso. Ok, attenzione perché adesso abbiamo eh, il tutto alla radice cubica, ossia vuol dire elevato a un terzo. Allora, applichiamo De Moivre. Quindi z sotto radice cubica sarà dato da che cosa? Allora, radice di 2, il tutto elevato alla 1 terzo. Ok? Per che cosa? Coseno. Allora, qui attenzione perché il passaggio è sottile. Allora, noi qui teoricamente, visto che è una funzione periodica, avremmo 3 fratto 4 pi greco. Più 2kπ pi greco perché noi di solito non lo scriviamo il più 2kπ pi greco? Perché è periodico, quindi il seno dei tre quarti più 2kπ pi qualunque sia il k, varrà sempre uguale. Il problema è che adesso con un terzo, e qui ci dobbiamo mettere un bel fratto. Se ci mettiamo il fratto, la periodicità non sarà più 2kπ pi ma sarà due terzi, e questo è ovviamente è un problema. E adesso andiamo a vedere come. Eh, cosa significa questa cosa quindi qua cancello un attimino e continuo qua sarà quindi più i per il seno di tre quarti quindi già, già faccio il minimo come un denominatore quindi sarebbe 3 fratto 12 pi greco più 2 fratto 3 per k pi greco okay? i calcoli dovrebbero essere giusti eh, 3 fratto 12 pi greco più 2 terzi k pi greco Ok, quindi riscriviamo il nostro numero, eh, qua sarebbe eh, 2 alla 1 mezzo per un terzo, quindi sarebbe radice sesta di 2 per coseno di che cosa? 3 fratto 12 pi greco più 2k pi greco più i per il seno di questa stessa quantità, 3 fratto 12 pi greco più 2 fratto 3k pi greco. E adesso attenzione perché k ovviamente come come poteva variare prima senza dare alcun, alcuna variazione, cioè se io facevo 3 quarti pi più 2k pi greco k poteva essere 0, 1, 2, 3, 4, 5 eccetera eccetera, ma il coseno rimaneva uguale. Mentre in questo caso se k varia, qua mi sono dimenticato un fratto 3, se k varia, varierà anche il coseno e quindi dobbiamo analizzare in dettaglio tutti i valori possibili che potrebbe prendere k per fortuna non sono infiniti perché comunque eh, la funzione coseno rimane periodica per cui ne avremo un, un numero limitato da guardare però li dobbiamo considerare tutti quindi ad esempio consideriamo quando k è uguale a 0 che cosa diventa la mia funzione qui ovviamente rimarrà radice sesta di 2 perché cosa coseno di 3 fratto 12 π più k è 0, quindi eh, questo termine si annulla e quindi posso passare al seno. Più i per il seno di 3 fratto 12 pi greco. Anche in questo caso k è 0, quindi siamo. Poi vediamo cosa succede se k è uguale a 1. Abbiamo radice sesta di 2, di che cosa? Coseno di 3 dodicesimi pi greco rimane. Però qua mi rimane più 2 terzi pi greco, quindi più 2 fratto 3 pi greco. E quindi vedete che qua l'argomento del coseno è diverso e quindi avrà un'altra soluzione. Quindi si passa dall'avere un'unica soluzione, come ad esempio nella potenza, nel prodotto e nella somma, all'avere più soluzioni, tutte valide. Più i per il seno di che cosa? Stessa quantità 3 fratto 12 pi greco, più 2 fratto 3 pi greco. Chiuso chiuso, qua dovrebbe essere quadrata. Chiuso. Poi, ovviamente dobbiamo vedere anche quando k è uguale a 2. Cosa succede? Radice sesta di 2 per che cosa? Coseno di 3 fratto 12 pi greco. Allora, k è uguale a 2. Quindi, qualcosa diventa 4 terzi pi greco più 4 fratto 3 pi greco. E come potete vedere è un altro valore ancora diverso. Quindi, più i per il seno di 3 fratto 12 pi greco più 4 fratto 3 pi greco. Chiudo, chiudo e chiudo. Ok, adesso valutiamo quando invece k è uguale a 3. Però attenzione, vabbè, adesso lo facciamo ma vi faccio notare subito una cosa. Qua diventerebbe radice sesta, perché teoricamente noi i valori di k li dovremmo valutare da meno infinito a più infinito, quindi sarebbero tantissimi. Però cosa succede? Che la funzione coseno rimane periodica, quindi qua diventa 3 dodicesimi pi greco più... Allora, se k è uguale a 3, qui diventa 6 fratto 3... 6 fratto 3 pi greco che si semplifica e quindi a questo punto otterrò 2 pi greco chiusa più i per il seno di 3 fratto 12 pi greco più 2 pi greco. Attenzione, il 2 π greco vedete qui è comparso un 2 pi greco. Il 2 pi greco è importante da considerare? No, ovviamente, perché il coseno è periodico di 2 pi greco, quindi qua si può togliere. Vedete, e si ritorna esattamente alla condizione in cui k era uguale a 0. Quindi vedete, queste due parti di qui sono identiche. E quindi, ovviamente, il k uguale a 3 non lo dobbiamo considerare, perché torneremmo indietro. Mentre le tre soluzioni trovate fino ad ora sono tre soluzioni diverse. Infatti, hanno argomenti del seno e del coseno diversi tra loro, e quindi li dobbiamo considerare tutti. Adesso ovviamente purtroppo il seno e il coseno sono di, 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 di 3 dodicesimi, sono dei valori un po' strani e eh, non, non molto comodi da, da considerare. Comunque il concetto è sempre lo stesso, adesso facciamo il minimo comune denominatore, quindi k uguale a 0 la soluzione è già questa perché se k è uguale a 0 la soluzione ce l'abbiamo già, perché abbiamo radice sesta di 2 per il coseno di 3 fratto 12 pi greco, più i per il seno di 3 fratto 12 pi greco. Chiuso. Ok. Mentre qui ovviamente dobbiamo fare il minimo comune denominatore, quindi se k è uguale a 1, diventerà la radice sesta di 2, per, allora, facciamolo qui a parte, dai. Allora qua abbiamo il 12, qua ci viene il 3, pi greco, più che cosa? Eh, 4, 8, pi greco. E quindi l'argomento di questo diventa questo. Coseno di 11 dodicesimi pi greco, 11 fratto 12 pi greco, più i per il seno di 11 fratto 12 pi greco. Chiuso. Poi, se, quando invece il k è uguale a 2, traslo un attimino ancora verso il basso, allora radice sesta di 2 ci rimane, per che cosa? Allora qui facciamo il minimo comune denominatore, lo facciamo qui per comodità, fratto 12, allora diventa 3π pi più che cosa? 4 per 4, 16π, quindi diventa coseno di 19 fratto 12π pi più i per il seno di 19 fratto 12π, chiuso. Ok, allora, purtroppo sono dei, degli angoli che noi non conosciamo quindi da rappresentare sono un pochettino scomodi. Però, ci proviamo lo stesso per vedere per fare un'ultima un considerazione importante sulle radici, allora, eh, ipotizziamo che questa circonferenza abbia, radice di 6. No, radice sesta di 2 okay, per ipotesi per cui non so qui ci sarà l'1 non so bene dove saranno ok eh, a questo punto eh, vediamo un po' gli angoli che cosa vanno ad identificare allora abbiamo un 3 dodicesimi pi greco, quindi dobbiamo dividere pi greco in 12 parti se lo dobbiamo dividere in 12 parti vuol dire che dobbiamo dividere l'angolo di 90 ⁇ in 6 parti quindi 1 2 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diciamo che queste qui sono le mie 6 parti. Prendo 3 dodicesimi, quindi, questo qui prendo il primo angolo. Quindi, questo qui sarà 3 fratto 12 pi greco, e questo di qui sarà il mio, la mia prima soluzione con k uguale a 0, poi che cosa abbiamo? Dobbiamo fare 11 dodicesimi pi greco, quindi dobbiamo dividere questo di qui in 6, 1, 2, 3, 4. 5, 6 e ne dobbiamo prendere 11 quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 questo di qui sarà il mio valore con 11 dodicesimi pi greco 11 fratto 12 pi greco e sarà quindi quello corrispondente al valore k uguale a 1 e poi ovviamente adesso dobbiamo fare quello con k uguale a 2 quindi Continuiamo, abbiamo più del 12 dodicesimi, quindi dividiamo in 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ne dobbiamo prendere 19, quindi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e ne dobbiamo prendere ancora un pezzettino, quindi qua 19 e poi vabbè, sarebbe 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, questo qui sarà il mio 19 quindi questo qui sarà il mio valore con k uguale a 2. Ok, come potete vedere, l'equazione, cioè l'equazione, insomma, l'espressione di partenza, che era radice terza di i 1, non ha una sola soluzione, come avrebbe ad esempio nel, nel campo dei numeri complessi, ma ne ha ben 3. E attenzione, una particolarità dei numeri complessi è che le eh, soluzioni di... Questo tipo di espressione sono sempre eh, i vertici di un ehm, poligono regolare, quindi ad esempio radice cubica, tre soluzioni e sono i vertici di un triangolo eh, equilatero. Se fosse stata una radice alla quarta, sarebbero stati i vertici di un quadrato, alla sesta di un esagono, eccetera, eccetera. Magari di esercizi di questo tipo ne faremo un po' di più perché come potete vedere è stata messa molta carne al fuoco con questo esercizio, quindi ehm, li rivedremo sicuramente, fa faremo più esercizi in merito. Ecco, io spero di essere stato chiaro e non troppo confusionario come spesso mi capita <ride> e forse guardando il, il procedimento sono stato un po' incasinato. Comunque se avete delle domande non esitate a chiedere. Grazie per l'attenzione magari ancora uno sulle radici, in quanto effettivamente è qualcosa di un po' più complesso rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Ad esempio, calcoliamo la radice quarta del numero complesso meno 4 più 3i, meno 4 più 3i, allora il procedimento è identico a quello precedente? Allora, eh, come prima cosa io suggerisco sempre di convertire l'argomento della radice in un numero eh, complesso in forma trigonometrica, ossia eh, l'abbiamo già fatto all'inizio dell'esercitazione, non dovrebbe stupirci, quindi sappiamo che il nostro ρ sarà dato dalla x al quadrato più la y al quadrato sotto radice quadrata, in quanto abbiamo semplicemente applicato Pitagora, allora la x al quadrato sarà 4 al quadrato, che sono 16, più la y al quadrato sarà 3 al quadrato, che sono 9. Sotto radice quadrata, quindi rho sarà uguale alla radice quadrata di 25 che fa 5, e la cosa ci piace molto, così almeno una radice se n'è andata via. Bene, a questo punto troviamo il valore di θ. Allora, θ eh, lo possiamo trovare risolvendo il seguente sistema: y, x uguale al cos a rho per il coseno di θ. E poi y uguale a rho per il seno di teta. Bene, a questo punto abbiamo rho, abbiamo x, abbiamo y e possiamo risolvere tutto. Quindi il sistema diventa meno 4 uguale a 5 per il coseno di teta, e y sarebbe 3 uguale a 5 per il seno di teta. Ok, allora so già che eh, questa cosa non vi piacerà però purtroppo, eh, purtroppo è così, il, il seno, cioè continuiamo il, il sistema, e ci diventa che il coseno di teta è uguale a meno 4 fratto 5 e che il seno di teta è uguale a 3 fratto 5. Allora, io non so voi, però non sono in grado, di calcolare, visto che non è possibile usare la calcolatrice, il seno di quest'angolo, cioè l'arc seno e l'arc coseno di questi due angoli, eh, di questi due valori. E quindi io direi che esprimiamo il teta con un generico eh, valore che sarà pari all'arc a, a, a seno e all'arc coseno di questa quantità qui e eh, ad esempio mh, lo chiamiamo, anziché teta lo chiamiamo con quest'altra lettera, ok? Eh, quindi quest'altra lettera qui sarà data dal, dal risultato, quindi sarà la teta che abbiamo calcolato, ok? Vabbè, anzi, teniamoci la teta quasi quasi, ok? Bene, a questo punto eh, possiamo continuare perché dobbiamo, eh, dobbiamo calcolare la radice, quindi ci riscriviamo il nostro valore z, eh, sarà dato da, allora che cosa? Rho, abbiamo detto che è 5 per il coseno di teta che purtroppo non possiamo calcolare in quanto non è un valore conosciuto, cioè o dobbiamo fare con la calcolatrice, ma la calcolatrice non è ammessa all'esame, quindi niente calcolatrice. Ok, a questo punto dobbiamo fare la radice quarta. Allora, fare la radice quarta di z a che cosa equivale? Allora, fare la radice quarta di 5, quindi radice quarta di 5. Per che cosa? Il coseno. Io ricor vi ricordo sempre che qui è come se ci fosse scritto più 2K pi greco, e qui ci fosse scritto più 2 K pi greco. Ok, eh, quindi qua cosa diventa? Eh, sarebbe θ, che non sappiamo quanto vale, più 2K pi greco fratto 4. Più i per il seno di teta, che non sappiamo quanto vale, più 2k, pi greco. cioè lo sappiamo quanto vale, ma non lo riusciamo a calcolare. Ok, a questo punto andiamo avanti. L'esercizio alla fine serve solo a, a farvi capire un pochettino meglio il discorso delle, mh, del cambio di periodicità del seno e del coseno, quindi della presenza di più soluzioni, eh, perché ovviamente qua il k lo dobbiamo considerare qualunque sia il valore per cui eh, k potrebbe andare da meno infinito a più infinito, ovviamente per fortuna seno e coseno rimangono funzioni periodiche quindi avremo un numero limitato di eh, soluzioni. Quindi se k è uguale a 0, magari cambiamo il colore, ok. Se k è uguale a 0, dicevo eh, non succede niente perché il 2 k pi greco si annulla, quindi rimane radice quarta di 5 di che cosa? Coseno di θ fratto 4 teta fratto 4 più i per il seno di θ fratto 4. Poi ovviamente se teta ve lo volete fare con la calcolatrice, potete farlo. E questo qui, ovviamente, se k è uguale a 0, se invece k fosse uguale a 1, che cosa succede? Radice quarta di 5 rimane uguale perché è il modulo per coseno di che cosa? A questo punto diventa eh, teta più 2 pi greco. fratto 4, più i per il seno di teta più 2pi greco fratto 4, ok? Ovviamente eh, possiamo spezzarlo e ci diventa teta fratto 4 più eh, pi greco fratto 2, quindi lo vado a sostituire, adesso cancello con la gomma, i due valori, perché sennò qua non ce la caviamo più, diventa troppo lungo. Allora abbiamo detto che è θ fratto 4 più π pi fratto 2, chiudo, θ fratto 4 più π pi fratto 2, chiudo, chiudo. Bene, e questa di qui è la, è la nostra seconda soluzione. Ovviamente noi già l'abbiamo visto nell'esercizio precedente, abbiamo eh, 4 come esponente della radice, quindi avremo 4 soluzioni, da, da k uguale a 0 a k uguale a 3. Facciamo k uguale a 2, modulo rimane uguale, radice quarta di 5, e poi dentro rimane coseno di che cosa? Allora, se k è uguale a 2 qua diventa teta fratto 4 più pi greco, chiudo, più i per il seno di teta fratto 4 più pi greco, chiudo, chiudo, chiudo. E questo era k uguale a 2. Poi abbiamo k uguale a 3, che sarà la nostra ultima soluzione, perché in k, k uguale a 4 si vanno a semplificare e diventa come se fosse più 2pi greco e quindi non, non fa più la differenza. Quindi radice quarta di 5, di che cosa? Coseno. Di cosa allora eh, teta fratto 4 rimane, poi k è uguale a 3, quindi ci diventa un 6 pi greco fratto 4, 6 pi greco fratto 4 lo posso semplificare per 2 e diventa 3 fratto 2 pi greco. Scusate, qua non c'è l'uguale, c'è il più stanco anche io. <ride> ok, più abbiamo detto essere eh, 6 fratto 4, quindi eh, lo divido per 2 3 fratto 2 3 fratto 2 pi greco più i per il seno di ehm, theta fratto 4 più 3 fratto 2 pi greco. Ok. E queste di qui sono le mie quattro soluzioni. Vedete? 1, 2, 3 e 4. Quindi grado 4 della radice, quattro soluzioni. Eh, che poi queste siano particolarmente complesse e difficili da, da visualizzare è vero, eh, però diciamo che l'esercizio non ci chiedeva di rappresentarle graficamente, per cui possiamo anche evitare senza, eh, senza troppi problemi. Io in ogni caso vi riporto anche la, il grafico eh, corretto della, delle soluzioni che propone il libro, quindi ad esempio poi se, se, se ovviamente non mi credete potete tranquillamente calcolarveli con la calcolatrice la circonferenza eh, allora abbiamo detto che si tratta sempre di poligoni regolari iscritti in circonferenze regolari il problema qua è fare una circonferenza regolare Vabbè. diciamo che è una roba del genere Il, il eh, i, le quattro soluzioni sono i quattro vertici di un quadrato disposto grosso modo così voi sarete sicuramente più bravi di me a disegnarlo, e vabbè, dovrebbe essere un quadrato, questi qua dovrebbero essere tutti i quattro angoli 90 gradi e sono le nostre soluzioni. Questa qui è quella con k uguale a 0, k uguale a 1, k uguale a 2 e k uguale a 3. Vedete perché, ad esempio, se noi avessimo messo K uguale a 4 saremmo tornati qui perché per la periodicità. E la cosa dovrebbe, non dovrebbe stupirci più di tanto. Quindi non era tanto importante rappresentare il grafico perché sarebbe servita la calcolatrice, quanto piuttosto capire il concetto delle molteplici soluzioni. Passiamo al prossimo esercizio. Ultimo di esercizio sulle radici quadrate, eh, questo qui è un esercizio molto simpatico perché chiede la radice quadrata di meno 1. Allora, eh, se voi siete abituati a, a utilizzare l'operazione in R, voi eh, rispondereste che è assolutamente impossibile in quanto la radice è un, oper è un operatore che è definito se l'argomento è maggiore o uguale dello 0. Però eh, se noi siamo invece in C, lo riusciamo a fare come? Allora, utilizziamo il procedimento che abbiamo utilizzato fino ad ora pari pari. Allora, convertiamo meno 1 in un numero complesso e per il momento ci dimentichiamo della radice. Allora meno 1 sarebbe meno 1 più 0i. Lo andiamo a disegnare sul nostro grafico, sul nostro piano di numeri complessi. Sarebbe meno 1 qui. qui. Okay, quindi il nostro punto z chiamiamo z uguale a questa roba di qui, sarà questo, quindi questo qui è il mio z. A questo punto dobbiamo fare la radice di meno 1 e questo è un po' un problema eh, se ragioniamo in R. Quindi eh, proviamo, facciamo radice di z, applichiamo de Moivre e cosa viene fuori? Oh, ovviamente, scusate, per applicare de Moivre abbiamo bisogno della forma trigonometrica quindi quello che possiamo fare è convertire z in forma trigonometrica non ci serve eh, fare calcoli perché è sostanzialmente molto semplice sarà 1 eh, come, come rho per che cosa? coseno di pi greco più i per il seno di pi greco chiudo questo di qui sarà il mio z in forma trigonometrica a questo punto facciamo la radice di z dicevo quindi radice di z sarà radice di 1 che farà 1 vabbè però lo scrivo per che cosa? Coseno. Qui ricordo sempre che è come se ci fosse scritto più 2k pi greco, quindi qua sarà pi greco più 2 kπ pi fratto che cosa? La radice che ha esponente 2, quindi fratto 2, cioè sarebbe per un mezzo, teoricamente, ok. A questo punto qua mi diventa più i per che cosa? Il seno della stessa quantità, quindi pi greco più 2K pi greco fratto 2. Ok, ovviamente eh, a questo punto dobbiamo ragionare con i valori di k, quindi ipotizziamo che k sia uguale a 0, che cosa succede? Abbiamo una, uh, la prima soluzione, quindi sarà 1 per che cosa? Coseno, questa roba di qui diventa 0, quindi coseno di pi greco fratto 2 più i per il seno di pi greco fratto 2. Ok, se invece k fosse uguale a 1, che cosa succede? 1 rimane che vabbè, adesso è anche inutile scriverlo, eh, diventerebbe coseno di pi greco fratto 2 più, qui si semplifica, e diventerebbe più pi greco, più i per il seno di pi greco fratto 2 più pi greco. Chiudo, chiudo e chiudo. Ok, e a questo punto abbiamo due soluzioni, perché ovviamente, ve lo faccio rivedere, ma ormai dovreste aver capito, eh, fare il k uguale a 2 non serve perché eh, qui si andrebbe a semplificare, quindi verrebbe pi greco fratto 2 più 2k pi greco. Quindi 2k pi greco è, eh, cioè, scusate, più 2 pi greco. 2 pi greco è la periodicità del coseno, quindi sta roba qui si toglie, quindi l'argomento diventerebbe uguale al caso in cui k è uguale a 0. Per cui eh, ve l'ho fatto vedere per l'ultima volta, in modo da fissare bene l'idea, però non serve, come avrete capito. Benissimo, a questo punto possiamo rappresentare le nostre soluzioni. Ecco qua, allora, ovviamente invece c'è modulo 1, quindi saranno sulla circonferenza goniometrica di raggio 1. Ok, vabbè, la circonferenza. Allora, angolo pi greco mezzo, quindi si parte da qui, si va qui, pi greco mezzi, quindi 1. Quindi il primo punto, quello con k uguale a 0, sarà questo. E poi l'altra soluzione è pi greco mezzi più pi greco. Quindi a quest'angolo gli devo sommare pi greco. E quindi arrivo qui. Questa è la soluzione con K uguale a 1. Ok, come potete vedere, non ci sono intersezioni, cioè, non ci sono soluzioni che stanno sull'asse dei numeri reali. Vedete, l'asse delle x sarebbe l'asse dei numeri reali. Se non ci sono intersezioni, cioè, se. Se eh, le soluzioni non, non, non prendono l'asse dei numeri reali, allora sarà un'equazione impossibile da fare in R. Ma non in C, vedete? Perché in C infatti ha due soluzioni. Se invece, per, per pura ipotesi, per puro, per puro caso, ad esempio, ipotizziamo una cubica, avessimo trovato una soluzione qui, quella, quella quelle, que, quell equazione, quell'equazione anzi, vabbè, ovviamente noi sappiamo che dovrebbero essere eh, tutti. Ehm, dovrebbero essere tutti eh, dei poligoni regolari, quindi diciamo che eh, se avessimo trovato una cosa del genere, avremmo avuto due soluzioni in R, che sarebbero stati questa e questa, ok? Perché infatti vedete che eh, stanno sull'asse dei numeri reali, questo qui sarebbe l'asse R. E quattro soluzioni in C, avremmo avuto le due in R, perché R è completamente eh, incluso in C, e più due soluzioni, che eh, i numeri reali non hanno, ma che hanno i numeri eh, complessi. E questa di qui era una cosa carina e spiega perché la radice di meno 1 non si può fare in R, ma si può fare tranquillamente in C. E questo di qui era il come eh, si risolve. Ecco, se avete delle domande, non esitate a chiedere come al solito.